lievito per umanizzare le società più sviluppate per favorire lo sviluppo sostenibile, oppure esperienza destinata ad essere riassorbita dai mercati e dalla finanza mondiale. Parte da questo sguardo su Cuba il libro scritto da Carlo Di Cicco, vice direttore emerito dell'Osservatore Romano, presentato alla Pontificia Università Lateranense. Cuba tra Francesco e Obama, scritto prima dell'arrivo del Papa nell'isola caraibica il 19 settembre 2015, si compone di 16 interviste ad esperti e protagonisti della vita cubana in vari settori, come l'arte, la politica, la salute, l'educazione e la religione, dando voce in questa ultima sezione al cardinale Jaime Ortega, già arcivescovo della Habana, e il cardinale Tarcisio Bertone, segretario di Stato emerito. Un unico filo sottile lega per Carlo Di Cicco il presidente degli Stati Uniti Obama e l'attuale pontefice. Francesco e Obama sono accomunati, secondo me, dalla speranza che si realizzi un mondo diverso e più giusto rispetto all'attuale. Mentre Obama dà anche qualche indicazione di contenuto, Francesco dà indicazioni di base, di metodo, perché sono diverse le funzioni. Però entrambe queste funzioni convergono nel pensare che un mondo più giusto sia possibile per superare le attuali gravissime difficoltà che lacerano la Terra. Per un mondo nuovo, si legge nella copertina del libro, ed in effetti il disgelo delle relazioni tra gli Stati Uniti e Cuba dopo oltre 50 anni rappresenta una pagina fondamentale per il futuro dell'isola, liberata dal blocco economico imposto come arma di soluzione del contenzioso tra le parti. Innegabile il ruolo di Francesco nel favorire l'intesa. Per l'autore il Papa ha indicato nel dialogo, nella pari dignità dei due paesi, la via per superare una fase ormai inadeguata ai tempi nuovi del mondo. Un ruolo riconosciuto anche dall'ambasciatore cubano presso la Santa Sede, Jorge Quezada Concepción. Sin lugar a duda, los últimos 18 meses hasta el... Indubbiamente, gli ultimi 18 mesi, fino a dicembre 2014, sono stati più fruttuosi e questo è stato riconosciuto. Lo stesso giorno in cui il nostro presidente, Raul Castro, ha fatto l'annuncio e ha ringraziato il Vaticano per il ruolo svolto e soprattutto il ruolo di Papa Francesco in tale processo. Del Vaticano e specialmente il papel del Papa Francesco. Le relazioni tra Cuba e la Santa Sede si sono evolute negli anni verso una dimensione di grande rispetto, una dimensione matura. Cuba anche come teatro dello storico incontro tra il Papa e Kirill, patriarca ortodosso di Mosca e di tutta la Russia, nel febbraio del 2016, altra pagina nuova delle relazioni tra le chiese, segno che l'isola in poco tempo ha ritrovato un posto diverso nello scacchiere internazionale. Carlo Di Cicco. Quindi è stata questa la grande genialità di Francesco, che ha cercato di realizzare l'auspicio che aveva pronunciato Giovanni Paolo II. Il mondo si apre a Cuba e Cuba si apre al mondo. No? E, ecco, lui ha fatto semplicemente questo ponte, no? Perché questa apertura riuscisse a cogliere che erano due interlocutori che si potevano capire, perché erano due interlocutori che comunque avevano l'umano che li accomuna.